Riprendono oggi gli screening drive-in in tutti i comuni Blei per individuare nuovi positivi asintomatici, intanto in provincia sfiorati 3.000 contagi da coronavirus. Situazione preoccupante anche a Pozzallo, che registra 10 casi in più nelle ultime ore. Il sindaco a Matuna a Canale 74, importante restare a casa. Malore improvviso mentre si trovava a San Lorenzo insieme alla madre e a una giovane ragazza per provare la nuova automobile. Perde la vita a Paghino Antonio Infantino di 25 anni. Aumentano anche in territori Bleo le truffe e i danni degli anziani costretti a restare soli in casa. Il Rotary consegna ai carabinieri di Modica una guida su come difendersi. Salve a tutti e bentrovati ad una nuova edizione TG74. Apriamo con i contagi da coronavirus, sempre preoccupanti quelli legati in provincia di Ragusa. Si sfiorano ormai 3.000 positivi, purtroppo anche nuovi decessi che dall'inizio della pandemia arrivano 82. Oggi ripartiti inoltre i test drive-in per individuare i nuovi positivi asintomatici. Dettagli in questo servizio. Continua a crescere il numero di positivi nella provincia di Ragusa. Ad oggi si contano 82 persone decedute dall'inizio della pandemia e 2.963 i positivi. Il dato dei contagi confrontato con quello dei giorni precedenti è Acate 72, Chiaramonte 49, Comiso 354, Giarratana 25, Ispica 114, Modica 349, Monterosso 8, Pozzallo 153, Ragusa 620, Santa Croce 52, Scicli 73 e Vittoria 898. Più o meno tutti si rifanno all'ordinanza del governatore che nei giorni festivi e domenicali impone la chiusura di tutte le attività commerciali autorizzate, compresi i mercati rionali e le vendite ambulanti, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Amatuna, commenta anche il decesso di un uomo residente nella città marinara e risultata positiva al Covid. Amatuna ha spiegato che si tratta di un uomo sessantenne ricoverato nella rianimazione dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Anche il sindaco Innocenzo Leontini di Ispica ha voluto rivolgere un pensiero a un compaesano stroncato dal Covid. Un concittadino di 83 anni, commenta Leontini, con altre patologie pregresse ma aggravate dal coronavirus. Da oggi inizia in tutta la provincia un'altra trilogia di giornate di tampone di massa effettuati dall'ASP di Ragusa in collaborazione con i sindaci dei vari comuni. A Ispica sarà possibile recarsi al drive-in allestito nella sede della Protezione Civile dalle 9 alle 13. Si raccomanda, al fine di favorire lo svolgimento delle attività di monitoraggio e ridurre i tempi di attesa, i cittadini, inclusi nello screening, in alternativa alla compilazione in loco, possono prenotare il tampone rapido a accedendo al portale siciliacoronavirus.it. Intanto, a proposito di tamponi, quelli a cui sono stati sottoposti i concessionari del mercato ortofrutticolo di Vittoria, su circa 200 hanno dato esito negativo. E ora la linea a Luca Bonina, collegato tramite Skype con il primo cittadino di Pozzallo, Roberto Amatuna, per aggiornarci sull'andamento del coronavirus. Sì, grazie per la linea. Noi a nostra volta siamo appunto collegati con il sindaco di Pozzallo, Roberto Amatuna, per sapere innanzitutto la situazione contagi in città. Sui social lei stesso ha detto nelle ultime ore che i positivi aumentano di una dozzina, 10 al giorno a Pozzallo. Insomma, la situazione comunque sia certamente resta preoccupante. Oggi nuova chiamata anche ai tamponi rapidi drive-in, quindi qual è il polso della situazione in questo momento? Guarda, c'è una situazione che preoccupa perché da qualche giorno che i positivi in città aumentano di 10 al giorno. Non eravamo abituati a questo numero. Siamo arrivati a 160 positivi. Per la prima volta ieri abbiamo avuto un decesso. Un nostro concittadino è venuto a mancare a causa del Covid, era stato intubato al Giovanni Paolo II, quindi siamo in questo momento in fase acuta, in una fase di aumento dei casi, quindi in piena pandemia. Io ritengo che questo tipo di situazione durerà ancora qualche giorno.
Presuppongo questo perché ho notato da qualche giorno a questa parte una minore mobilità in città, un maggiore senso di responsabilità. Quindi la gente esce meno e la principale fonte di contagio sono i rapporti umani, i rapporti sociali, e quindi essendoci meno gente in giro, nel giro di qualche giorno noi dovremmo avere qualche risultato. Nel frattempo continuiamo con questa operazione di drive-in scolastico. Io sono stato qualche minuto fa alla Protezione Civile, tutto procede con molta tranquillità. E lunedì mattina faremo una serie di tamponi speciali in Piazza Studi per il plesso Pandolfi, abbiamo chiuso 3 classi, quindi ecco, si stanno facendo molti tamponi e quindi questo può determinare un aumento dei casi, ma è estremamente positivo farne molte, perché il miglior modo per bloccare il contagio è quello della tracciabilità. Per esempio, gli ultimi casi che abbiamo avuto ieri sono stati 2 nuclei familiari, non sono stati dei focolai sparsi per la città, ma 2 famiglie per un complessivo di 10, sono stati solo questi gli aumenti. D'altronde Pozzallo è una città particolare, Pozzallo è una città marittima, Pozzallo è una città che non è chiusa, in cui la gente si muove, che va in tutte le parti del mondo, parte e viene a Pozzallo, e tutto questo è un rischio che è calcolato. Però ecco, siamo arrivati a 160, ad una soglia che mi preoccupa, e quindi un invito ai miei concittadini, vuole essere un invito ai miei concittadini a muoversi il meno possibile, a muoversi lo stretto indispensabile, perché soltanto in questo modo si può frenare il contagio. Il sindaco, lei ha parlato di una soglia preoccupante, 160 contagi, di una città particolare, quella di Pozzallo, marittima. Si chiede a più voci, a più riprese, anche di istituire tutta la provincia di Ragusa zona rossa. Lei lo chiederebbe ugualmente, così come hanno fatto altri sindaci, in questo momento, per com'è la situazione nella sua città, o ancora siamo nel limite, nel tollerabile? Guardi, io ritengo che ogni istituzione debba fare la propria parte. Ho notato da qualche tempo a questa parte che c'è un caos di iniziative, magari contrastanti fra di loro stessi, chi vuole chiudere, chi vuole aprire, chi si erge a specialista, chi si va ad arrogare la funzione di scienziato e così via. Per determinare una zona rossa, noi avremo un consiglio comunale, mi pare lunedì prossimo, dove c'è una mozione di indirizzo. Per determinare una zona rossa occorrono che si conoscano bene determinati parametri. Cioè, non possiamo dire io voglio la zona rossa, non siamo a giocare qua. E quindi noi abbiamo un comitato tecnico scientifico anche in Sicilia. Vediamo cosa ne pensano i tecnici. Certamente la situazione comincia a preoccupare un po', però noi dobbiamo affidarci ai tecnici, quindi ognuno deve fare la propria parte. Quello che può fare un sindaco lo fa, quello che debbono fare altri lo debbono fare altri. Ad esempio, noi a Pozzallo già da parecchio tempo abbiamo chiuso le visite alle case di riposo, perché quelle sono delle zone rischio, abbiamo chiuso il centro anziani, abbiamo chiuso tutti i sodalizi, che sono centri di aggregazione importantissimi in città, abbiamo sanificato i locali, cioè abbiamo fatto tantissime cose, quello che è nel potere dei sindaci, e ritengo che ognuno non debba trasbordare. Quindi se noi la settimana prossima come consiglio comunale vogliamo invitare il governo ad esaminare bene la situazione preoccupante che c'è in provincia di Ragusa, lo possiamo fare, ma non possiamo dire facciamo la zona rossa, abbiamo la necessità di avere dei dati, quindi ognuno ha dei compiti e che speriamo questi compiti possano essere svolti con responsabilità e fino in fondo. Sindaco, quello che immagino preoccupa ancora a lei, come agli altri due sindaci con cui avete tenuto anche una conferenza stampa, mi riferisco a Chiaramonte e Scicli, anche la carenza di personale e soprattutto di posti letto in provincia di Ragusa. C'è stato nei giorni scorsi anche un incontro in videoconferenza con l'assessore regionale Ruggero Razza. Che cosa è emerso, dato che siete stati voi i primi a lanciare questo appello?
E la mancanza di posto letto, o meglio, la insufficienza di posto letto in terapia intensiva ci ha preoccupato un po'. Noi da un po' di tempo, che col sindaco di Scicli, col sindaco di Chiaramonte, abbiamo sollecitato la regione e l'ASPE ad attivarsi, a fare in modo di attivare dei posto letto in terapia intensiva. E come sanno tutti, e come è noto, in un posto in terapia intensiva non si istituisce dall'oggi al domani. Presuppone non solo tutta una serie di macchinari che sono molto complessi, perché si tratta di far vivere un essere umano con delle apparecchiature che devono essere monitorizzate continuamente H24, perché bastano 5 minuti di distrazione per determinare danni irreparabili. La problematica è quella del personale, ci vuole del personale specializzato, cioè dire il medico rianimatore e l'infermiere che lavora in terapia intensiva non sono dei professionisti come tutti gli altri, sono dei professionisti in cui occorre una grande specializzazione, una grande specialità, una grande pratica in questo settore. E quindi noi nei mesi scorsi abbiamo lanciato questo allarme, pensiamoci prima, perché guardi, noi riteniamo che la provincia di Ragusa sia stata penalizzata nella distribuzione dei rianimatori in Sicilia. Io ho fatto il classico esempio che ho fatto anche in altre occasioni. All'ospedale San Marco di Catania noi abbiamo 131 rianimatori. Ospedale San Marco, un solo ospedale, un solo ospedale. In provincia di Ragusa noi abbiamo 30 rianimatori. Quindi in tutta la provincia non c'è nemmeno un quarto di tutto il rianimatore che c'è in un solo ospedale della provincia di Catania. Quindi abbiamo chiesto un maggiore equilibrio, una maggiore uniformità nell'offerta sanitaria in questi posti altamente specializzati. Quindi facciamo in modo di far arrivare più rianimatori e più infermieri specializzati in questa zona. E questo non si può fare in 10 giorni, in 15 giorni. Noi avevamo un piano, come ricordano tutti, che l'OMPA di Ragusa doveva essere istituito e destinato come ospedale Covid. Tutti gli altri ospedali devono essere degli ospedali normali. E questo per evitare la promiscuità. Siamo arrivati al punto che non è stato attivato l'ospedale OMPA, ora è stato trasformato in una sorta di RSA per pazienti Covid, e quindi i pazienti affetti dal Covid sono ricoverati in tutti gli ospedali della provincia di Ragusa, con il rischio di qualche promiscuità. Io penso che gli operatori sanitari, che stanno facendo un lavoro egregio, gli infermieri, tutto il personale sta facendo loro, però il rischio di una promiscuità c'è sempre. Non si fa mai che tutti gli ospedali di un intero territorio vengano destinati a pazienti Covid. Vi sono e vi debbono essere delle strutture specializzate. Quindi si è partito in ritardo, si è abbandonato quel piano, se ne è fatto un altro. Ma a mio avviso c'è stata una sorta di approssimazione. Io comprendo che una situazione complessa, difficile, che non può essere affrontata, è facile andare a criticare, però ecco, qualche insufficienza penso che ci sia stata. Noi abbiamo sollecitato la regione e le risposte che ci sono state date non sono delle risposte sufficienti. L'ultima domanda velocemente: situazione in questo momento all'interno dell'hotspot, anche perché Pozzallo ospita un hotspot, qual è la situazione in questo momento? Guardi, io gli posso dire, intanto l'hotspot è gestito dalla prefettura, non è come qualche tempo fa con i decreti Salvini, ormai la competenza della prefettura. Però il sindaco è massima autorità sanitaria del territorio, anche se poi se deve entrare nell'hotspot deve chiedere il permesso. Fortunatamente abbiamo dei rapporti ottimi e splendidi con la prefettura, però la situazione che noi abbiamo è questa: se il sindaco della città di Pozzallo deve entrare nell'hotspot deve chiedere il permesso. Ecco, la situazione che mi hanno riferito proprio questa mattina, che abbiamo 130-140 migranti in questo momento. Di questi 130-140 vi sono dei soggetti positivi al Covid, non vi so dire esattamente il numero. Lunedì prossimo arriverà la nave azzurra, che è una delle navi quarantena a Pozzallo. Noi abbiamo fatto una battaglia per fare in modo che queste quattro navi quarantena, una dovesse essere collegata a Pozzallo, collocata al largo di Pozzallo. Abbiamo fatto in modo, ecco, di
di andare a dimostrare al Ministero che noi non avevamo una struttura portuale che poteva fare questo. Quindi questa nave verrà e farà sbarcare forse un 200 migranti. Riteniamo che tutti abbiano fatto il tampone, lo eseguono direttamente in panchina e poi con i pullman andranno a destinazione ancora che noi non conosciamo. Però quello che posso dire è che in questa fase, in questo momento, quindi lunedì prossimo, il porto di Pozzallo sarà solo un porto di transito. I migranti andranno in altri posti e non saranno collocati nel nostro hotspot. No, non le rubiamo altro tempo. La ringraziamo per questo suo collegamento. Grazie ancora. Grazie a voi per l'invito e buona giornata. Ben ancora a lei. Bene, possiamo quindi ripassare subito la linea in studio a Carmen Gelatana. Passiamo alla cronaca. Lutto a Pachino per la morte di Antonio Infantino, di 25 anni, colpito da malore mentre era alla guida della sua nuova auto, insieme alla sua mamma e a una giovane amica. Ascoltate. In un periodo buio come questa, l'ultima cosa di cui avevamo bisogno di sentire era la morte di un 25enne. Una tragedia che spezza il cuore a chi lo conosceva e lascia senza parole tutti gli altri. Ieri pomeriggio a Noto, esattamente sulla strada provinciale Noto Pachino, nei pressi dell'incrocio per San Lorenzo, un giovane di appena 25 anni è morto. Antonio Infantino, queste le generalità della vittima, si era recato da Noto, città di residenza, a Pachino, ad accompagnarlo, secondo quanto riportato da Cam News, anche la mamma e una giovane ragazza. Antonio pare dovesse acquistare una nuova auto in un noto autosalone pachinese, che gli ha proposto il classico giro di prova con la Volkswagen Golf, che forse proprio il 25enne avrebbe acquistato. Alla guida si siede la ragazza e la mamma del 25enne si trova nel sedile posteriore. Giunti all'incrocio nei pressi di San Lorenzo, la vittima chiede alla ragazza di poter fare cambio e mettersi alla guida. Lì, in pochi attimi, la tragedia. Antonio Infantino scende dall'auto per mettersi al volante, si accascia al suolo, perde sensi davanti agli occhi impietriti della sua mamma e di quella ragazza. Alcuni automobilisti in transito si fermano per prestare aiuto, allertando i sanitari. Sul posto arriva il personale medico del 118 di Pachino. Trascorrono diverse ore, i medici in ambulanza cercano in tutti i modi di salvargli la vita. Purtroppo il cuore di Antonio cessa di battere, tra la disperazione della madre e l'arrivo sul posto di altri familiari. Il suo sorriso era molto conosciuto in via Rocco Pirri. Antonio era un grande lavoratore e nonostante la giovane età aveva accumulato una grande esperienza da cameriere, arrivando a lavorare nei ristoranti più importanti di Noto. La sua morte ha lasciato tutti increduli, un altro giovane figlio strappato all'affetto degli amici e della famiglia all'improvviso. Un'altra morte, questa volta a Vittoria. Si tratta del dottor Rosario Guastella, farmacista, deceduto a causa del Covid. Molto conosciuto a Vittoria, aveva deciso di trasferirsi dalla sua città natale Comiso al comune Ipparino per la propria professione. Immediato l'arrivo del cordoglio della commissione straordinaria. È morto all'età di 67 anni il farmacista dottor Rosario Guastella, deceduto per Covid questa notte alle 3.30 presso l'ospedale Guzzardi di Vittoria. Originario di Comiso, aveva scelto di vivere a Vittoria ormai da moltissimi anni proprio per la sua professione. La commissione straordinaria, che regge le sorti del comune, si appella al senso di responsabilità di tutti i cittadini e si stringe al dolore dei familiari del dottor Guastella. Stiamo attraversando un momento critico e delicato in ordine alla diffusione della pandemia, che richiede una forte sensibilizzazione al rispetto della salute propria e altrui. Chi non rispetta le regole non solo mette a repentaglio la propria incolumità, ma compie il gravissimo reato della diffusione della pandemia. In un momento così drammatico occorre la collaborazione di tutti per tutelare il diritto inviolabile alla salute e alla vita. Come evidenziato in una nota ufficiale inviata a tutte le autorità della provincia dal presidente dell'Ordine dei farmacisti della provincia di Ragusa, Luigi Bianculli, afferma che specie nelle farmacie della città ipparina si registrano costantemente presenze di soggetti contagiati dal Covid, che rischiano di provocare seriamente un esponenziale aumento della diffusione del coronavirus in città e tra i propri familiari. Rinnoviamo l'appello alla cittadinanza ad assumere atteggiamenti semplicemente responsabili ed uscire di casa solo nei casi consentiti dalla normativa. Avendo appreso dalla scomparsa del farmacista vittoriese Rosario Guastella, deceduto a causa del Covid, la commissione straordinaria esprime un profondo cordoglio alla sua famiglia. Cambiamo pagina. Aumentano anche in territori bleu le truffe ai danni degli anziani costretti a restare soli in casa. Il Rotary Club ha consegnato ai carabinieri di Modica una guida con i principali consigli sul come difendersi. Ascoltate.
L'emergenza Covid purtroppo ha reso gli anziani dei soggetti ancora più isolati e indifesi, fragili, preda di malintenzionati e truffatori senza scrupoli. Per questo il club Rotary, il Rodact di Modica, di Pozzallo Ispica e il Rotary di Scicli, nell'ambito della loro mission sociale, si sono fatti carico dei costi di impaginazione grafica e della stampa del Vademecum Più Sicuri Insieme, campagna di informazione per gli anziani, redatto a cura della Compagnia dei Carabinieri di Modica, Comando Provinciale di Ragusa. L'opuscolo informativo è stato consegnato al comandante della Compagnia dei Carabinieri di Modica, Francesco Ferrante. Il Vademecum contiene un decalogo di consigli pratici e utili per la sicurezza degli appartamenti, per difendersi dai furti nelle abitazioni e dalle truffe più comuni che sono state perpetrate a danno degli anziani. Tra i consigli vi è quello di prestare maggiore attenzione alla sicurezza dei dintorni delle abitazioni, migliorando l'illuminazione, installando sistemi di allarme, videocitofoni, telecamere di videosorveglianza o dispositivi di sicurezza come porte blindate, grate alle finestre e casseforti. Anche se ciò non è sempre possibile, è sempre bene seguire consigli dettati dalla prudenza e dal buonsenso, come ad esempio evitare di fornire dati e informazioni personali a sconosciuti o non aprire la porta a sedicenti funzionari delle poste, dell'INPS, delle società di luce, acqua e gas. Nell'opuscolo si fa appello anche al senso civico e alla collaborazione tra vicini di casa per segnalare tempestivamente situazioni strane o persone sospette. Vi si spiega cosa fare in caso di assenze temporanee o prolungate, come comportarsi in situazioni potenzialmente pericolose. In ogni caso, conclude l'opuscolo, per situazioni strane o dubbi, il numero di pronto intervento è il 112. Del Vademecum sono state stampate 2000 copie, in accordo con il vicario della diocesi di Noto, Don Angelo Giordanella, saranno consegnate dai militari dell'arma ai sacerdoti delle parrocchie, i quali a loro volta potranno distribuirli agli anziani. E adesso una notizia riguardante il meteo, allerta gialla della Protezione Civile nelle province di Siracusa e Ragusa. Si tratterà di un fine settimana disturbato dalla pioggia con un conseguente calo delle temperature. Dovrebbe essere un sabato di precipitazione con rischi di qualche temporale. I mari, secondo le previsioni, sono molto agitati. E ora con la musica, con un nuovo giovane promettente, si chiama Matteo Collura e a soli 16 anni ha già presentato il suo primo singolo dal nome Restami Vicino, un brano che racconta un periodo di lontananza tra due persone e di trovare la forza di continuare nonostante le divergenze per lasciarsi alle spalle gli errori del passato. Chiederò di te quando sarai lontano. Lo griderò al cielo nel calar del giorno. Rivedrò il vuoto intorno, il tuo viso porcellana, fragile verso il ritorno. Una storia d'amore, intensamente vissuta e poi terminata. Si chiama Restami Vicino, il brano d'esordio di Matteo Collura, sedicenne pachinese, che ha incontrato la musica e non se ne vuole più separare. Matteo frequenta la terza G del liceo Michelangelo Bartolo, già da tempo suona la chitarra e ha cominciato a studiare canto. E scrive pure le sue canzoni. Ho sentito quasi l'esigenza, ha raccontato il sedicenne, di scriverla, poi ho avuto la fortuna anche di inciderla. Il brano, prodotto da Biagio Puma con le musiche di Giuseppe Mavilla, è uscito il 30 ottobre su tutti i maggiori digital store e proprio in questi giorni è stato diffuso su YouTube il videoclip realizzato nell'oasi naturale di Vendicari. Un sogno che diventa realtà, ha continuato Matteo Collura, ma ancora ho tanta strada da fare e voglio diventare un vero cantante. La pioggia su di noi, come il buio di luce infinito e ardente che si spegne e accende. Un'esplosione di sensi che ti avvolgerà. Bene, è tutto, il telegiornale termina qui, grazie a tutti e buon fine settimana.